Da parte del pomeriggio a Radio R, la facciamo subito iniziare questa seconda parte con un collegamento con Porto Recanati. Abbiamo in linea telefonica Alessandro Rovazzani di Porto Recanati a Cuore, che salutiamo. Buonasera Rovazzani. Buonasera, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, Porto Recanati è sempre sul pezzo, posso dire, sulla cronaca, perché abbiamo purtroppo la notizia di pochi giorni fa di una ragazza trentenne che è stata trovata morta nella sua auto per un tormento overdose. E l'altra notizia invece con la quale appunto voi anche intervenite con un comunicato è quello dell'impianto antincendio che a quanto pare è stato messo anche ottimamente fuori uso, comunque è stato oggetto di azioni più che vandaliche, non so di che tipo possiamo definirle. Comunque ecco, questi sono i due aspetti che vorrei trattare con lei, Rovazzani, o con te, come meglio preferisci, visto che ormai ogni tanto ci si sente. Ecco, partiamo dall'ultimo episodio dell'Hotel House, quindi. Sempre Hotel House, in prima linea. Sempre Hotel House, era un po' che non ne parlavamo, ci eravamo dedicati alla ZTL ultimamente, ora torniamo purtroppo all'Hotel House. E che dire, saremmo stati contenti non dover tornare a parlare di questa realtà. Come più volte abbiamo detto in passato, però purtroppo l'Hotel House è un tema che ricorre troppo spesso, no, nella cronaca sia locale che nazionale, quindi portando alla ribalta anche il nome della città di Porto Recanati, probabilmente in maniera impropria e negativa. Io ritengo che, io ovviamente quando dico io, è PAC, no, quindi Porto Recanati a Cuore che parla, esprime il pensiero del gruppo, quindi riteniamo che la questione Hotel House vada analizzata sotto due punti di vista. Uno è quello urbanistico edilizio e l'altro è comunque il problema sociale che riveste. Quindi se andiamo a considerare il discorso del sistema antincendio, rientra nel discorso che è edilizio urbanistico, abbiamo affrontato tante volte, e in ragionamento al quale noi già, come lei sa, ad agosto 2016 avevamo presentato un'interrogazione chiedendo appunto le condizioni di agibilità dello stabile, se fossero appunto se lo stabile fosse a norma, fosse a regola, se c'erano tutte, no, le condizioni quindi di agibilità e abitabilità. E all'epoca l'amministrazione comunale, il sindaco nello specifico, Mozzicafreddo, no, ci rispose come così, insomma, se lo stabile era tutto a posto, tutto regolare, non c'erano problemi. Poi, come ben sa anche lei, a luglio 2017 il sindaco fece un'ordinanza, no, dove comunque intimò all'allora amministratore condominiale dell'Hotel House di adeguare il sistema antincendio, altrimenti avrebbe provveduto con lo sgombero dello stabile. È sopravvenuta la regione a salvare, no, la poltrona del sindaco con quella famosa elargizione dei 100.000 euro, quindi di denaro pubblico a favore di un immobile privato, che sembrava aver sistemato la situazione. Io riguardo l'elargizione di questi 100.000 euro pubblici a favore del privato, ricordo e posso solo dire che il 25 ottobre, quando la terza commissione regionale fece il sopralluogo presso lo stabile dell'Hotel House, alla presenza di molti politici sia regionali che locali, nessuno ebbe il coraggio di dire che quella erogazione era un'erogazione sbagliata, perché comunque si trattava di soldi pubblici verso il privato. Feci solo un intervento io all'assessore Sciapichetti evidenziando che si stava creando un grave precedente con l'utilizzo di soldi pubblici per il privato e che poi questi soldi probabilmente non avrebbero risolto il problema. Oggi, se è vero come risulta che dopo aver fatto l'intervento di adeguamento del sistema antincendio sono state portati via gli estintori o comunque rotta del materiale che era stato portato
gli idranti e altre cose. Noi ci siamo posti appunto la domanda, ma la poniamo all'amministrazione, al sindaco, se dopo aver speso questi soldi pubblici oggi quel palazzo risulti adeguato a livello di normativa antincendio, perché poi è vero che è un palazzo privato e già questo quindi non giustificherebbe, no, l'erogazione di denaro pubblico, però poi se succede qualcosa alla fine veniamo sempre, no, colpevolizzati noi, viene colpevolizzata l'amministrazione, chi è che ne risponde? Perché comunque i soldi pubblici li abbiamo utilizzati per sistemare questo discorso del sistema antincendio. E qui veniamo appunto, ribadisco la particolarità del che le dicevo, del rapporto urbanistico edilizio dell'hotel house nel nostro discorso, perché noi abbiamo già parlato diverse volte di questo stabile. C'è da capire quello che vuol fare la politica, perché qui di chiacchiere ne abbiamo sentite tante, però ad oggi non si capisce se questo stabile, no, l'intenzione, perché a volte si sente dire va demolito, va riqualificato. Io credo che già avendo investito alcuni soldi, anche se in piccola parte, appunto 100.000, ma senza considerare gli altri per la riqualificazione delle aree degradate urbane, parliamo di altri 800-900.000 euro, la volontà sia quella di riqualificare lo stabile, cosa a mio avviso sbagliata, perché parliamo di uno stabile privato. Però almeno la politica ce lo dicesse una volta per tutte che vogliono indirizzare 4 milioni di euro, 5 milioni di euro, vogliono sistemare questo stabile privato con soldi pubblici, almeno sappiamo che questa è l'idea che loro hanno. Ritengo che è un'idea sbagliata, perché sarebbero soldi buttati via, perché tra 5 anni probabilmente saremmo lì a dover integrare questi 5 milioni con altri 5 milioni. Però se questa è la strada che si intende percorrere, bisogna essere onesti e dirlo. L'importante è che poi, quando questa situazione magari dovesse verificare per altri immobili, per altri fabbricati, che venga usata la stessa misura, perché poi non si capisce perché hotel house sì ed altri posti no. Per quanto riguarda, mi vuole integrare qualcosa, sennò vado avanti. Sì, benissimo, no. Vada pure, io lo sai. Questo è il discorso appunto della parte urbanistica edilizia. Poi c'è il problema sociale, perché vede, io ritengo che se io abito in un posto, è mio interesse, mia intenzione, è mio scopo mantenere il posto in cui abito pulito, pago le quote condominiali, non rompo appunto gli idranti, non porto via gli estintori, non rompo i vetri, non butto l'immondizia, non creo una discarica a cielo aperto. E quindi il discorso è anche un po' questo, cioè io voglio essere aiutato, a interesse che lo Stato, anche se ripeto io non condivido questo aiuto allo Stato, diciamo spenda soldi per il privato, oppure poi in realtà, così, visto che so che tanto c'è chi paga, no? E poi io posso permettermi di tenere il mio appartamento, il mio immobile in uno stato di degrado. Perché qui non ci dimentichiamo che quei famosi 1.500.000 euro per le aree degradate urbane, ci sono anche 600.000 euro per le politiche di integrazione, ma se qualcuno non vuole essere integrato, non è che lo dobbiamo integrare per forza, perché se poi io in un posto ci abito, ma appunto lo tengo in quel modo, io credo che mancano proprio le condizioni basilari del vivere civile, dell'essersi integrato nella comunità in cui uno vive. Ma questo io lo dico, noi anzi lo diciamo, anche a tutela di quelle persone che vivono in maniera regolare, civile, che lavorano, che rispettano le regole, perché non è possibile nel 2019 che esista un immobile come l'hotel house e delle persone che vivono in quell'immobile, persone che, ripeto, che magari vanno tutte le mattine a lavorare, che hanno figli, hanno bambini, hanno un lavoro sicuro, si sono integrate, parlo sia di extracomunitari che di italiani, e quindi questi hanno il diritto di vedersi tutelate, e in questo modo noi non le tuteliamo, perché lasciamo che quella situazione vada avanti, una situazione di degrado. Io ritengo che sarà difficile recuperare lo stato dell'immobile, e quasi impossibile a scanso che poi appunto non ci si vogliano buttare 5, 6, 7 milioni di euro della comunità, di noi cittadini.
E questo è il problema sociale grave, perché l'hotel house riveste comunque un costo per tutta la comunità porto-recanatese, per i cittadini porto-recanatesi, per la regione, perché comunque quello è un tentativo di integrazione mal riuscito. Ci sono forze dell'ordine che sono occupate costantemente, anzi a loro va un plauso al lavoro fatto dal prefetto, dal questore e le forze dell'ordine locali, anche quelle che poi vengono in ausilio a quelle locali, perché comunque riescono a contenere, no, la situazione di micro e anche criminalità che c'è nell'hotel house, perché comunque è inutile e non si può negare che anche se l'ultimo episodio è venuto, diciamo, no, nei pressi dell'hotel house, ce ne sono stati altri di recente episodi comunque gravi di cronaca, no, come comunque c'è stato il tentativo di violenza sul minore, ogni tanto leggiamo comunque notizie di spaccio, di violenza, di risse, di prostituzione. Non possiamo chiudere gli occhi e far finta che queste cose non ci sono, no? Quindi questa, a mio avviso, non è integrazione. Quello stabile rappresenta un problema, non si può far finta di niente, solo che io da porto-recanatese sinceramente mi sono stancato di vedere sul giornale Hotel House porto-recanati, di lanciare un'immagine che porto-recanati è l'hotel house, perché non è così. Io non voglio colpevolizzare né chi vive in quello stabile ed è serio, è persona onesta e rispetta le regole, ma chi non è onesto, chi non rispetta le regole, chi è un criminale, italiano o straniero che sia, deve essere perseguito, deve se è uno straniero andare a casa propria, se è un italiano va in galera in Italia, gli altri dobbiamo andare a casa loro. Quindi quello che conta è che comunque questa cosa sta danneggiando anche l'immagine stessa, no, di porto-recanati, di noi porto-recanatesi, della città di porto-recanati. È una lesione dell'immagine anche a livello turistico, commerciale, e noi non ce lo possiamo permettere. Quindi chi ha il potere per mettere freno a questa situazione, per risolverla, sarebbe ora, visto che noi abbiamo chiesto anche tante volte un consiglio straordinario sull'hotel house, di convocarlo questo consiglio, di dire quelle che sono le idee, i progetti che ci sono, perché è vero che hanno fatto i tanti tavoli, ma noi non abbiamo partecipato a nessun tavolo come forza di opposizione, e quindi sarebbe ora di sapere qual è il progetto che c'è sull'hotel house. Poi se il progetto è dire vogliamo spendere 10 milioni di soldi pubblici per risolvere il problema, per me non lo risolveranno, perché tra 5 anni dovremo dare altri 10, però almeno sappiamo che questa è l'idea della nostra politica. Ne prenderemo atto con il ban di pancia, però sapremo che questa, voglio dire, è la loro scelta. Se invece c'è un altro progetto, un'altra idea, è giusto che i porto-recanatesi, i cittadini porto-recanati lo sappiano, che conoscano quelle che sono le scelte politiche riguardo quello stabile, sia per rispetto, come ho detto, dei cittadini porto-recanatesi, di tutta la comunità porto-recanatesi, sia di quelle persone. Oggi c'è un altro amministratore che è un residente, no? Il signor Renzo Franchi, che si sta dando da fare, anzi io gli faccio anche un grosso in bocca al lupo per la riuscita, no, del suo mandato, e quindi anche per il rispetto di quelle persone che io non so quante ne siano, ma che si stanno dando da fare per recuperarlo, diciamo, lo stabile. Una lotta impari, perché comunque poi, come abbiamo visto, diciamo, la situazione ormai di degrado è talmente tale, talmente, voglio dire, avanti, che probabilmente, mi spiace per loro, ma la vedo, insomma, dura come strada. Benissimo, abbiamo Rovazzani di nuovo affrontato l'hotel house come appunto un tema che non trova soluzione, perché ci stiamo ancora girando intorno senza prendere di petto il problema, nel senso che è inutile che parliamo di tavoli tecnici o di riqualificazione di aree o quant'altro, poi magari ci troviamo, imbattiamo ogni giorno col problema veramente di forte disagio che vive questo palazzone, anche per via anche di episodi che sono appunto purtroppo tristemente famosi, perché certo, nessuno ha dimenticato l'episodio del bambino che è stato portato nel bagno e che qualcuno aveva tentato di abusare di lui, di un minorenne. Nessuno sicuramente non ha sentore, comunque, anzi siamo tutti coscienti di quel dramma che è avvenuto 2 o 3 giorni fa, di
quella ragazza trentenne civitanovese che è stata ritrovata proprio in macchina davanti all'hotel house. Però al di là di questi episodi c'è un problema che lei dice è strutturale, nel senso anche di sicurezza in termini proprio strutturali. È possibile che un impianto antincendio costa di 100.000 euro no, adesso è fuori uso? Cioè, allora si prenda il corno, come si dice, no? Il toro per le corna, e si dica no, allora cominciamo a fare un piano da qui a 2-3 anni per fare questo e questo e questo, ma nessuno lo dice, purtroppo. È anche nessuno un po' rischioso, perché poi nei momenti in cui io diciamo risiedo all'hotel house, ma io non mi riferisco sempre a quella parte buona tra virgolette o brava e diligente, ma io che sono residente all'hotel house e non pago da 10 anni le quote condominiali, o non pago l'acqua, non pago la luce o altro, se so che poi comunque ci sarà l'intervento dello Stato, come abbiamo detto tante altre volte con lei, che so, è un matto che vado a pagare se so che comunque poi interverrà lo Stato a risolvermi i problemi. Per questo io dico che questa non è la soluzione ideale, perché comunque si crea un precedente e si dà una giustificazione a quella parte diciamo che vive di espedienti per continuare a farlo, a vivere sulle nostre spalle, sulle spalle dei cittadini di Porto Recanati e di tutta la regione Marche, perché poi tanti soldi se vengono dalla regione sono in parte i soldi delle tasse che paghiamo noi cittadini. E ripeto, io non è che sto facendo discriminazioni tra extracomunitari italiani, lì ci abbiano sia italiani che extracomunitari, possono essere bravi o buoni entrambi o cattivi entrambi. Il problema, come vi ho detto, è che l'hotel house sta comunque assorbendo delle risorse sia economiche che anche a livello proprio personale di intervento da parte delle forze dell'ordine, che è ingiustificato. Cioè, dopo tutti questi anni, questo è un problema che va risolto, dovrebbe essere il problema prioritario di un'amministrazione che da sola, ovviamente, come detto tante volte, non riesce e non riuscirà sicuramente a risolverlo, quindi unitamente alla regione e magari al ministero, però sono cose, è una questione che va risolta, va presa di petto, va per onestà detto ai cittadini di Porto Recanati qual è il progetto che, se non ce l'hanno, magari potrebbero, questa potrebbe essere anche l'invito che abbiamo fatto sempre al sindaco, condividere con le opposizioni, perché magari anche se siamo all'opposizione, no, una problematica del genere, qualche idea potremmo anche, no, condividerla con l'amministrazione. Quindi cercare di arrivare alla risoluzione di questo problema che ormai grava da troppo tempo sulle teste dei cittadini portorecanatesi. Le ripeto, sta creando un notevole danno d'immagine a tutta la città. Io sinceramente, come ho detto prima, mi sono stancato di, oltre che leggere sui giornali, accendere la televisione, quando vedo Porto Recanati Hotel House, quando andiamo fuori in vacanza, Porto Recanati sì, Hotel House, Porto Recanati. Non è mai stato hotel house, non è hotel house, però bisogna che a questo punto, se il problema c'è, va risolto, meno chiacchiere, cerchiamo di procedere con i fatti. Troviamolo questo progetto, come ho detto prima, vogliono pagare, vogliono sistemare tutto, sistematelo, pagatelo, però almeno non ne parliamo più dell'hotel house, una volta che sappiamo che dobbiamo dare 5 milioni di euro pubblici al privato, se questa è la decisione che è più semplice, no? Tanto utilizzare i soldi pubblici è sempre più semplice, paghiamo e sistemiamolo, però che ci si metta un punto su questa questione, che le persone che non sono comunque, che non lavorano, che stanno lì regolarmente, che vadano a casa e che il nostro paese torni ad essere quella che era una cittadina tranquilla e non più abbinata a questi episodi di cronaca che comunque ne stanno ledendo in maniera indelebile l'immagine. Senta Romassani, prima di salutarci, due battute su questa chiusura di Piazza delle Rimembranze. Anche su questo voi siete intervenuti con un'interrogazione, perché come la pensate? Guardi, io avevo parlato in tanto siamo tutti di Porto Recanati, in forma certo, privata, con alcuni consiglieri mentre stavano chiudendo la piazza. Ovviamente non siamo contrari alla creazione di nuove aree pedonali, di nuove aree quindi, no, adibite ad isola pedonale e chiusa al traffico, però ovviamente immaginavo che ci fosse un progetto, no, diciamo alla base di questa chiusura. Mi è stato detto che la spinta per arrivare alla chiusura è stata solo la buona riuscita della pista di pattinaggio durante il mese di dicembre. Lì mi sono cadute un po' le braccia, perché mi sono sentito dire, ma se la pista di pattinaggio quindi fosse andata male, la piazza non sarebbe stata chiusa.
E quindi il fatto che un'amministrazione decida sul buon andamento, no, di una pista di pattinaggio, quindi se chiudere o meno una piazza centrale, questo mi lascia un po' perplesso. Se invece, come noi abbiamo chiesto, proprio per capire se effettivamente c'è un progetto di riqualificazione della piazza finalizzato a, non so, creare un'alternativa a piazza Brancondi, ben venga, ne sono felice, ne siamo tutti felici noi di PAC. Sulla viabilità ho già espresso, visto che comunque i miei abitano in quella zona, qualcuno ha detto anche che l'hanno chiusa per fare, che sono state raccolte delle firme perché dovevano fare un favore alla famiglia Rovazzani. Non pensavo che la mia famiglia fosse così importante, però mi posso solo dire che effettivamente la viabilità lascia un po' a desiderare, perché ritengo che in quest'estate, venendo giù dal cavalcavia, girare a sinistra per andare nella via dietro le poste, non la vedo come soluzione per la viabilità, una soluzione azzeccata, e di rischio per la viabilità ce ne vedo molto. Però poi magari, quando andremo a discutere l'interrogazione in consiglio comunale, il sindaco, come ha fatto tante altre volte, ci stupirà e magari ci dirà che c'è un progetto ben definito e che porterà quella piazza ad essere vivibile e usufruibile da tutti i cittadini come la piazza Brancondi. Comunque ne abbiamo un altro paio di interrogazioni che poi le manderemo magari entro il fine settimana, e poi ci risentiremo comunque, certo, anche per la ZTL, che al momento... Sì, faremo il punto delle multe cancellate. Sì, cioè, ci sta dando soddisfazione, nel senso che noi avevamo sollevato la questione, ad oggi sembra che tutti i ricorsi portati in decisione siano stati accolti, perciò vuol dire che effettivamente quando noi abbiamo rischiato da soli, senza che nessuno poi appoggiasse la nostra posizione, io parlo anche delle altre opposizioni, cioè addirittura chi si è espresso su tutto, mi sembra che Fratelli d'Italia non abbia detto nemmeno nulla sulla questione ZTL, anzi sarei curioso di conoscere il loro parere al riguardo, e ad oggi comunque sembra che non era poi così fantasiosa, no, la nostra richiesta di annullamento in autotutela delle multe elevate per la ZTL in mancanza del preesercizio. Quindi io mi auguro, per chi ha ricevuto tutti quei verbali, che i giudici proseguono in questo modo, perché significa che hanno capito che c'era stato un errore nell'applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale. Comunque avremo modo di parlarne. Sì, con più calma magari. Grazie Rovazzani. Grazie, buona serata.